Tutte le associazioni di categoria, dopo il primo decreto Cura Italia, avevano chiesto più risorse allo Stato per le aziende. Le risorse sono state annunciate, 400 miliardi che aprono nuovi scenari per il futuro delle piccole e medie imprese e per le aziende più grandi. In attesa della pubblicazione del nuovo decreto è iniziato però un dibattito sulle procedure per accedere ai prestiti dello Stato. Da una parte infatti arriva l'allarme. Evasori, associazioni a delinquere, persone con denaro all'estero in paradisi fiscali potrebbero trovare un nuovo beneficio dal decreto fingendosi imprese in difficoltà. Dall'altra parte invece c'è chi, come Confartigianato, chiede procedure semplici per permettere ad artigiani e piccole imprese di accedere velocemente al credito senza troppa burocrazia. Abbiamo preso atto della disponibilità dello Stato a garantire al 100% i prestiti alle piccole e medie imprese fino a 100.000 euro, però riscontriamo una cosa, che quello che fino a 25.000 euro tutto va bene, però oltre 25.000 euro occorre fare in banca la trafila degli ordinari esami di sostenibilità economico-finanziaria e di verifica ambientale. Allora, su questa cosa qui io sono molto perplesso, perché non credo che ci sia, questa è quello che si fa normalmente, ma qui non siamo in una condizione di normalità in questi giorni, quindi è tutto fuorché di normale, e quindi non so se questo qui stia nella logica di fare tutto ciò che serve, come ha detto con autorevolezza l'ex presidente della BCE Draghi, perché mi sembra che mettiamo in piedi un ulteriore sistema che fa della burocrazia l'aspetto essenziale rispetto a quello che sarebbe il bisogno diretto di dare sostenibilità alle nostre imprese, perché se non lo facciamo oggi non so quando lo dovremmo fare. Altra cosa è che tutta questa parte qui passa attraverso le banche, e credo che se le banche dovranno fare l'analisi del merito di credito per tutte le richieste di credito per liquidità sopra i 25.000 euro, visto che anche loro oggi per necessità legate a motivi contingenti del coronavirus hanno ridotto il personale, sono aperti al limite con poco personale, perché molto lavoro anche in smart working, faccio fatica a capire, dovendo già lavorare tutte anche le richieste di sospensione dei mutui, in che modo potrebbero anche dare risposte in tempi rapidi per quello che può essere anche questo genere di attività e di prestiti per liquidità superiori ai 25.000 euro. Quindi ho l'impressione che si creerà un imbuto, un collo di bottiglia, dove difficilmente tutto sarà possibile lavorare in tempi che siano i tempi utili e necessari, perché oggi come oggi per quelle imprese che non lavorano ormai da un mese e mezzo, anche la qualità e il tempo con cui ricevono risposte diventa una qualità importante e fondamentale per quanto possa poi riguardare questo genere di risposte che potranno derivare. Vi aspettavate quindi qualcos'altro? Io mi aspettavo anche che in questo provvedimento fosse garantito anche un reddito di lavoro per quelle attività che sono state obbligate a chiudere, perché qui è vero, diamo una quantità importante di somme, ancorché con alcune criticità come prima accennavo per quanto riguarda il discorso dei prestiti, ma come tutti i prestiti devono essere poi devono ritornare. Ma io credo che in questo momento c'è stato bisogno anche proprio di un reddito di lavoro, che di un finanziamento diretto a quelle imprese che hanno dovuto chiudere, perché non so se queste qui, con tutte le difficoltà che avranno nel riuscire a ripartire, saranno in grado di sostenere da una parte il ritorno dei prestiti che sono stati erogati, dall'altra parte la necessità oggi di non avere, di doversi reinventare un parco lavori che in questo mese e mezzo molti di loro hanno perso. Mi pare di capire che quindi giudicate i vari passaggi troppo farraginosi. Siamo riusciti a creare ulteriormente un percorso che non va bene. Cioè, se per quanto riguarda le scadenze di marzo avevamo previsto che per le aziende sotto i 2 milioni questo è il parametro, potevano spostare i contributi IVA, i contributi previdenziali per quanto riguarda i dipendenti, le ritenute IRPEF dei dipendenti, e per quanto riguarda addizionali regionali sempre dei dipendenti, allora questa cosa qui adesso
è stata tramutata in una verifica marzo 2019, a capire se ha avuto il 33% in meno di ricavi rispetto a marzo 2019 rispetto a marzo 2018, e quindi con una confusione che si andrà a generare, che diventa veramente inqualificabile. Tanto valeva mantenere quello che era stato fatto per marzo, almeno c'era un parametro quantitativo che era molto chiaro: sotto i 2 milioni lo puoi fare, sopra non lo puoi fare, ed era anche semplice riuscire a gestirlo. In questo modo qui rischiamo di fare un lavoro complicato e complesso, e nello stesso tempo di creare un contenzioso che qualcuno si andrà a controllare e rischierà di rimettere in ginocchio le stesse imprese che hanno potuto di questo provvedimento. Quindi mi sembra proprio una cosa fatta da chi non sa come vengono gestite le contabilità delle nostre imprese, soprattutto di quelle più piccole.